Manager Italia, il ruolo dei manager dopo il Covid-19, dialogo più stretto tra classe dirigente e governo. L'ambiente nel piatto, arriva la chat per parlarne con il pianeta. BMW partner di uno di un milione. A seguire 120 secondi di notizie, finestra sui mercati. Puntare sui manager per gestire nel miglior modo possibile le risorse del Recovery Plan se ne è discusso nell'Assemblea di Manager Italia, dove i rappresentanti dei 37.000 associati si sono confrontati con diversi esponenti del governo al motto di «Riprendiamoci il gusto del futuro». Noi dobbiamo sostenere tutte le persone che hanno avuto difficoltà in questi anni, ma siamo anche consapevoli che non tutte le aziende saranno in grado di sopravvivere. L'altro aspetto è quello di creare le condizioni per cui il nostro paese possa ricominciare a crescere anche dal punto di vista della natalità. Servono servizi dedicati, negli asili nido per esempio, ma servono anche delle politiche fiscali. Per la ricostruzione socio-economica del paese che si appresta ad uscire dalla pandemia, il ruolo dei manager sarà di primissimo ordine, anche per colmare gap strutturali e di competenze all'interno delle imprese. PNR è sicuramente l'elemento fondamentale per la ripresa, per far sì che il nostro PIL possa ricrescere. Siamo di fronte a una situazione del mondo del lavoro dove le regole si devono cambiare anche per esigenze del lavoro stesso. Oggettivamente le prime tre cose della post-pandemia devono essere sicuramente formazione, devono essere sicuramente politiche attive, come dicevo poco fa, ma soprattutto ammortizzatore unico e soprattutto incentivi alle assunzioni di queste persone che in qualche modo vengono formate. Ma quanto tempo ancora dovrà passare affinché ci si possa lasciare alle spalle i danni economici provocati dalla pandemia e poter vedere realmente una ripresa? L'esigenza di ristrutturazione che investirà tante imprese colpite da una crisi che è stata molto severa nel 2020 e che verrà recuperata, questo almeno dicono le previsioni, solo a fine 2022. Quindi noi abbiamo davanti un anno e mezzo di transizione che andrà gestito con grande attenzione sotto diversi profili. La produzione di cibo rappresenta fino al 29% dell'impronta ecologica globale, provoca fino al 37% delle emissioni totali di gas serra, senza contare che l'agricoltura utilizza il 70% dei prelievi di acqua dolce disponibile per l'irrigazione. Eppure, la generazione Greta, così sensibile ai temi ambientali, non conosce a sufficienza il nesso tra produzione di cibo e clima. Secondo una recente indagine di Fondazione Barilla, in Italia solo un giovane under 18 su 3, tra chi conosce la sostenibilità, pensa che il benessere del pianeta dipenda anche da cosa mettiamo nel piatto. Un'indagine commissionata da Fondazione Barilla, Ipsos, rivela che più della metà dei giovani intervistati conoscono poco gli obiettivi dello sviluppo sostenibile promossi dalle Nazioni Unite e soprattutto non sanno quanto la produzione agricola e il cibo che consumiamo abbiano un impatto sulla sostenibilità. Spesso i ragazzi sono portati a mettere in relazione la sostenibilità solo con gli aspetti ambientali e sullo sfondo rimangono temi molto importanti come la sostenibilità associata all'economia, alla società, al cibo e all'alimentazione. Pensate che il 60% del campione ha risposto che gli obiettivi non sono un loro obiettivo, ma sono un obiettivo delle future generazioni. Stiamo parlando quindi di responsabilità nel presente, oltre che di consapevolezza. Quindi, se da una parte la ricerca conferma che i giovani sono ben disposti nei confronti delle battaglie per ridurre l'impatto dei comportamenti umani sul cambiamento climatico, dall'altra non sono sufficientemente informati sulle strategie da mettere in atto per ottenere dei risultati duraturi. Per questo, per la Giornata Mondiale dell'Ambiente del 5 giugno, Fondazione Barilla lancia We the Food the Planet, il videogioco educativo disponibile in lingua italiana ed inglese, nato per introdurre concetti fondamentali su cibo, alimentazione e sostenibilità. Una chat virtuale, dall'altra parte, per parlare con il nostro pianeta. Per vincere la sfida della transizione ecologica è fondamentale coinvolgere le nuove generazioni e ovviamente in questo percorso l'istruzione gioca un ruolo chiave. Ma quale modo migliore per coinvolgere i giovani se non parlare proprio il loro linguaggio? Ed è quello che Fondazione Barilla vuole fare con We the Food the Planet, una piattaforma ludico-educativa che racconterà il cibo in maniera olistica, coinvolgendo i ragazzi in un percorso alla scoperta delle problematiche legate al cibo e delle soluzioni che tutti noi possiamo mettere in atto verso lo sviluppo sostenibile, diventando concretamente agenti del cambiamento.
Quiz a risposta multipla e giochi interattivi ci aiuteranno ad analizzare il cibo, comprendendone le problematiche globali, per poi accompagnarci in un vero e proprio giro del mondo gastronomico. Grazie alla doppia piramide della salute e del clima, si potrà scoprire come ogni cultura offra la possibilità di seguire un modello alimentare sano e rispettoso del clima. E alla fine si riceve uno scontrino virtuale tramite il quale sarà possibile scoprire quanto siamo sostenibili a tavola. Un tassello in più nell'impegno di Fondazione Barilla nell'informazione sui temi ambientali, a partire dalle scuole. L'educazione ha un ruolo fondamentale ed è necessario lavorare affinché la cultura della sostenibilità attraverso il cibo diventi una priorità per tutte le scuole, per tutti i docenti e per tutti gli studenti di ogni ordine e grado. Presentato a Milano nella sede dell'Accademia Teatro alla Scala, il progetto Uno di un Milione, nato da un'idea del collettivo OP, con la partecipazione dell'orchestra e del coro di voci bianche dell'Accademia Teatro alla Scala, realizzato in collaborazione con Azienda per il Turismo Val di Sole, Parco Nazionale dello Stelvio, Comune di Peio, Funivie Peio 3000 e PopPac. Un dialogo natura, arte, musica e tecnologia in un'opera innovativa che sensibilizza sul tema delle risorse naturali come l'acqua. Partner del progetto BMW Italia, che vuole essere in prima linea nella costruzione di un futuro sostenibile. Progetto 1 di un milione è un progetto assolutamente straordinario, un'opportunità straordinaria per il gruppo BMW di partecipare a un progetto che mette insieme delle tematiche differenti che sono assolutamente connesse tra di loro e orientate al futuro. In questo caso l'arte diventa uno strumento fondamentale per un approccio, un focus verticale su temi fondamentali quali l'utilizzo responsabile delle risorse naturali, in questo caso l'acqua, il rispetto per l'ambiente, il rispetto per la natura, il futuro dei giovani e in generale il futuro della società che aziende come le nostre hanno anche, sentono il diritto di costruire. Quindi è un'opportunità molto importante. Diciamo che c'è anche un numero ricorrente all'interno del progetto che è 1 milione. 1 milione saranno le automobili elettrificate vendute dal gruppo BMW entro la fine del 2021, quindi è per noi un traguardo importante, ma questo traguardo è anche un punto di partenza che ci porterà lontano attraverso, diciamo, la revisione del nostro modo di interpretare il business, di interpretare la tecnologia e di interpretare anche il rispetto per l'ambiente. Continua la crescita record dell'e-commerce in Italia, dove nei primi 6 mesi del 2021 5 italiani su 6 fanno acquisti sul web una volta al mese, pari al 5% in più di acquirenti digitali rispetto al 2020. Arrivano 300 milioni per Alitalia, 200 milioni vanno al fondo per il sostegno alle grandi imprese e misure per la continuità del trasporto aereo di linee e di passeggeri, mentre altri 100 milioni sono destinati alla continuità operativa. Sono 1,3 miliardi di euro i proventi delle aste di CO2 nell'ambito del meccanismo europeo ETS, Emission Trading Scheme, registrati nel 2020 dal gestore dei servizi energetici che promuove lo sviluppo sostenibile. Timore per l'instabilità del prezzo dell'oro tra le 8.000 aziende del settore italiane. In poco più di un anno il costo è aumentato di circa il 20%, passando dal 40-41 euro al grammo di gennaio 2020 ai 49 euro al grammo di oggi. Nasce l'osservatorio OFIRE da una partnership tra l'Università di Milano Bicocca, Banca Generali e AIFI. Diventerà un centro di riferimento per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca universitaria nel settore della Green Fire. Rischiano di lievitare i prezzi dei prodotti sugli scaffali alimentari. A incidere l'incremento dei prezzi di materie prime come orzo, mais e soia, che registrano tassi di aumento dei prezzi fino al 50% a maggio rispetto a ottobre dell'anno scorso. Migliora la capitalizzazione del mercato azionario dell'area dell'euro. Ad aprile è stata del 4,4% rispetto al mese precedente ed è aumentata anche rispetto ad un anno prima, mettendo a segno un più 41,4%. In valori assoluti la capitalizzazione complessiva ha raggiunto quota 8.071 miliardi di euro, quasi 340 miliardi in più rispetto al mese di marzo. I dati emergono dall'ABI Monthly Outlook di maggio.
All'interno dell'Eurozona, l'Italia è la piazza che capitalizza di meno, solo l'8,3% del totale, con la Francia leader con il 33,1%, seguita dalla Germania al 26,7%. Se si torna indietro al 2007, si vede che il nostro paese ha perso in questi anni il 3,7% di capitalizzazione, la Germania il 2,2%, mentre Parigi ha guadagnato quasi l'11%. Piazza Affari però ad aprile ha visto crescere la sua capitalizzazione complessiva, 666 miliardi di euro, in aumento di quasi 10 miliardi rispetto al mese precedente e di 202 miliardi rispetto ad un anno prima. D'altronde, ad aprile, i principali corsi azionari hanno mostrato dinamiche rialziste. Il Dow Jones Euro Stoxx, l'indice dei 100 principali titoli dell'area dell'euro per capitalizzazione, è salito su media mensile del 3,6% e del 29,7% su base annua. Il Nikkei 225, l'indice di riferimento per il Giappone, è salito dello 0,3% e del 52,9% anno su anno. E lo Standard Poor's 500, indice di riferimento per gli Stati Uniti, è salito del 5,8% e del 49,7% anno su anno. E gli stessi principali indici di borsa europei hanno mostrato ad aprile variazioni medie mensili che vedono l'indice francese CAC 40 salire rispetto al mese precedente del 4,2% e del 40,1% anno su anno. Il FTSE 100 della Borsa di Londra crescere del 2,9% e del 20,3% anno su anno, l'indice tedesco DAX 30 aumentare del 4,9% e del 46,5% anno su anno e il FTSE MIB di Piazza Affari crescere del 2,3% e del 42,8% anno su anno. Imprese, IBC presenta il progetto Sostenibilità 2030. Gruppo CAP, dai depuratori dell'acqua, biocarburanti ed energia pulita. IBC, l'Associazione Industrie dei Beni di Consumo, che riunisce oltre 32.000 imprese industriali, presenta il progetto Sostenibilità 2030. Si tratta di un'iniziativa unica in Italia e in Europa per favorire la diffusione in uno specifico comparto di imprese degli strumenti indispensabili per rafforzare l'impegno nel campo della sostenibilità ambientale e sociale. La sostenibilità oggi è un elemento fondamentale perché il pianeta ce lo sta dicendo in maniera molto chiara, sta gridando, sta urlando quelle che sono le sue priorità. Al crescere di quelle che sono i problemi di carattere ambientale, climatico che sono sotto i nostri occhi, cresce la sensibilità dei consumatori, che non scelgono più i prodotti solo esclusivamente in relazione a valutazioni che fanno specifiche sul prodotto stesso, sul rapporto qualità-prezzo del prodotto, ma sempre di più si interessano anche a quelle che sono le azioni delle imprese che ci stanno dietro. Quindi gli elementi di attenzione nei confronti degli aspetti di sostenibilità sia ambientale che sociale sono fondamentali per poter conquistare reputazione e poter conquistare fette dei mercati. Infine, evidentemente, abbiamo una grande opportunità che è quella degli investimenti sia privati che pubblici che sono orientati evidentemente verso queste tematiche. Perché questo? Perché ci si rende conto che quelle aziende che mettono in essere delle azioni specifiche rispetto alla sostenibilità ambientale non sono soltanto quelle più pronte evidentemente a raccogliere la domanda e a catturare la fiducia dei consumatori, ma sono anche quelle che mettono in essere dei processi di efficienza industriale che consentiranno evidentemente loro di essere attori vincenti nelle prossime sfide competitive. Un progetto che arriva in un momento chiave, con il ciclo economico pronto a ripartire dopo i danni causati dalla pandemia. L'Italia dovrebbe avere già un secondo trimestre dell'anno positivo, il meglio arriverà nel secondo semestre, quindi nel terzo e quarto trimestre, con una crescita che quest'anno potrà avvicinarsi al 4%. A livello mondiale siamo su valori più alti, 5,9%, ma per l'Italia la vera sfida è cogliere al massimo
le opportunità garantite dal PNRR in termini innanzitutto di riforme e poi di investimenti. La vera sfida è riuscire a fare riforme che servono al nostro Paese e servono agli investimenti nel digitale e per l'economia ambientale, e quindi cogliere questo momento per avere poi, anche quando il tempo degli investimenti sarà diminuito, avere una crescita potenziale più alta di quella attuale. Produrre biogas e biometano con gli stessi impianti usati per la depurazione delle acque. Così il gruppo CAP, azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della città metropolitana di Milano, ha diversificato la sua produzione diventando un modello di economia circolare. Dalla fermentazione dei fanghi di depurazione nei digestori anaerobici si produce biogas. Questo biogas è già energia. Allora CAP e gli altri gestori possono diventare o migliorare il loro rendimento quali autoproduttori di energia. Ma questo biogas può essere filtrato e si può produrre biometano, che si mette poi nella rete di distribuzione del gas o si usa per le proprie autovetture, come fa CAP. La società ha presentato a Milano il bilancio consolidato per il 2020, circa 344 milioni di euro di ricavi e un risultato netto d'esercizio di 18 milioni. Gli investimenti in infrastrutture hanno superato i 105 milioni. Abbiamo ripensato la nostra missione come azienda in grado di fare investimenti sul territorio e quindi di creare posti di lavoro. Abbiamo pensato a come accelerare alcune politiche, per esempio sull'economia circolare, sulla sostenibilità, anche grazie a un forte utilizzo delle tecnologie. Così il gruppo CAP si prepara alle nuove sfide per l'ambiente. Noi abbiamo maturato negli anni una cultura, una strategia su questi temi, quindi ci arriviamo preparati, ci siamo allenati in questi anni. Eni, insieme abbiamo un'altra energia.